Presidente Carlino, il distretto della pesca come gestirà questo info point? Abbiamo fatto un accordo con il Comune di Mazara e con il FLAG. Abbiamo già attivato online la possibilità di effettuare questa attività informativa e comunque verrà fatta anche in presenza nelle modalità che abbiamo stabilito di comune accordo con il FLAG e il Comune. La sede del distretto si trasferirà qui? Si è già trasferita qui la sede del distretto. Quindi tutte le operazioni partiranno da qui? Esatto, esatto. La sede del distretto si è già trasferita qui perché noi avevamo, il Comune di Mazara ci aveva dato la sede nel nuovo mercato ittico che purtroppo, come sapete, insomma, ha avuto un incidente e quindi non è più fruibile, almeno per il momento. Quindi in accordo con il Comune di Mazara e con il FLAG abbiamo avuto questa nuova sede con il distretto nella quale cercheremo di portare a termine quelle che sono le progettualità e tutte le attività che il distretto ha in essere. E quali sono le prossime progettualità che ha in essere? No, il distretto ha già in essere diversi progetti sia di ricerca scientifica sia di internazionalizzazione. Questi li ha già portati avanti, ci sono alcuni che sono in dirittura d'arrivo e ci sono altri che sono in corso. Abbiamo collaborazioni con diversi enti di ricerca, ci muoviamo a 360 gradi e in più ci sono anche altre progettualità alle quali stiamo partecipando e per le quali speriamo di avere un esito positivo. Mazaresi si aspettano appunto un'edizione di Bluesland finalmente di presenza, ecco. Voi già avete dato le date, siamo ai primi di settembre, avete fatto una presentazione, ecco, ci può dire qualcosa di più? Allora, per le date definitive ancora non ci sono. Sicuramente noi pensiamo di effettuare il Bluesland a settembre, insomma entro il mese di settembre, sicuramente prima della campagna elettorale, perché poi ci sarebbero difficoltà anche di carattere, diciamo, pratico e legale per la par condicio. Quindi a giorni sicuramente questa data verrà stabilita. Quello che vi posso dire è che il Bluesland sarà quest'anno in presenza, ritornerà in presenza a 360 gradi, cioè come nei momenti dei maggiori fasti. Abbiamo grandi aspettative per questo Bluesland, speriamo, insomma, che tutto proceda al meglio. Purtroppo le due edizioni passate, anche se sono andate bene, non sono state per come noi avremmo voluto, ma nostro malgrado, per via della pandemia. Ora che sembra che le misure restrittive si stiano allentando, stiamo puntando per fare un Bluesland che possa far ritornare la manifestazione, ma soprattutto la presenza di Mazara del Vallo ai fasti che merita. Sindaco Salvatore Quinci, oggi si inaugura presso il Comune di Mazara del Vallo questo sportello pesca, dove il distretto della pesca opererà con tutte le sue funzioni e quindi un'ulteriore possibilità per i cittadini, per quanti vorranno assumere quelle informazioni, bandi e tanto altro, per poter avere un punto di riferimento, soprattutto in questo periodo, ricordiamo, dove la marineria di Mazara del Vallo, ma le marinerie siciliane, stanno vivendo un momento di grosso travaglio. Ricordiamo in primis il problema del caro gasolio. Sì, è il frutto di una convenzione tra il FLAG, la Fondazione Torri e Tonnare, di cui sono il presidente, il Comune di Mazara del Vallo e il Distretto della Pesca. Una convenzione che ha portato a ristrutturare questo bellissimo gioiello che si trova proprio a fianco alla casa comunale e che adesso sarà aperto come sportello pesca da parte del distretto COSVAP. Con il dottore Carlino insomma, abbiamo progettato questo percorso che adesso finalmente arriva a buon fine. Diventerà riferimento a Mazara nel mondo della pesca, il riferimento amministrativo nel mondo della pesca. Ed è un riferimento che serve oggi, in questo periodo così difficile,
in cui la nuova programmazione, gli investimenti saranno determinanti sia dal punto di vista pubblico che privato per dare slancio a un settore che oggi è davvero in sofferenza. Siamo di fronte a una grande opportunità, quella di immaginare un nuovo percorso di sviluppo economico della pesca, e dobbiamo coglierla perché presumo che sarà l'ultima di queste grandi opportunità per la nostra città. Grazie a tutti di essere venuti. Ho ascoltato con grande attenzione le parole di Padre Salvatore. Il momento in generale per la pesca non è dei migliori. Sicuramente prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina, e ancora prima la crisi generalizzata che ci portiamo dietro da diversi anni. Questo sportello, questo ufficio, il distretto della pesca in generale, che è il distretto di tutta la pesca siciliana, ma che inevitabilmente ha sede a Mazara del Vallo, che è sempre stata la capitale della pesca del Mediterraneo, sicuramente potrà dare un piccolo supporto, un piccolo sostegno a quelle che sono le esigenze di tutta la filiera ittica siciliana e in particolar modo di quella di Mazara del Vallo. Ringraziamo per la fiducia che hanno riposto nel distretto intanto il FLAC di Trapani, ma poi anche il comune di Mazara, e sicuramente la struttura distrettuale con le progettualità che ha in corso e con i programmi che il distretto ha in corso, grazie a questa simbiosi che da sempre c'è con il comune di Mazara e con il FLAC, potrà sicuramente creare le condizioni per un sostegno importante, che in questo momento più che mai ci deve essere nei confronti della filiera ittica. Grazie a tutti. Grazie Presidente. Sindaco, un altro luogo che viene restituito alla pubblica fruizione con una destinazione importante nella città, che nonostante tutto continua ad essere un punto di riferimento anche internazionale per la pesca e non solo la pesca d'attività. Buongiorno a tutti, è un gran piacere accogliervi, saluto le autorità militari presenti, grazie, saluto tutti i consiglieri che io vedo oggi presenti, vi ringrazio per l'attenzione che state dedicando, saluto il direttore del FLA, il dottore Cappellino, che vedo in fondo, anche il dottore Triolo che segue la parte amministrativa, saluto i funzionari e i tecnici del comune di Mazara, che hanno curato questo progetto. Saluto il mio vice sindaco, che è qui presente, l'assessore in rappresentanza della giunta, e saluto soprattutto il personale del distretto della pesca che vedo qui presenti e il dottore Carmini. Padre Salvatore, grazie per la benedizione, sono sicuro che ci porterà bene. Va bene? Ok. Detto questo, e questo è il frutto di una sinergia importante tra la Fondazione Torri e Tonnare, per un progetto cominciato ben prima che io entrassi nel Consiglio di Amministrazione, e infatti ringrazio la governance precedente per aver creduto in questo progetto a Mazara, il Comune di Mazara che recupera uno spazio bellissimo, questo se vi ricordate era un magazzino, noi riusciamo ancora una volta a trovare sinergie e risorse per restituire alla città i nostri luoghi più belli. Ma poi l'importanza di questo luogo non sarà la ristrutturazione fisica, contiamo, dottore Carmelo, che venga animato veramente, no? E contiamo sul supporto del distretto della pesca, perché oggi la pesca, ma sarò brevissimo, lo dico da tempo, è a un bivio: o cogliamo le opportunità di questi tempi per riprogettare un futuro di sviluppo, oppure davvero questo sviluppo pian piano svanirà. I problemi sono infiniti, ma le opportunità sono altrettante. E oggi, grazie alla nostra presenza viva nel FLAG, grazie a un interesse rinnovato, grazie alla sinergia con soggetti istituzionali come il distretto della pesca, noi contiamo di cogliere
tutte le opportunità e di supportare questo settore che a Mazara è ancora vitale. Mazara è una città di pescatori, Mazara dovrà continuare a rimanere una città di pescatori. Io ringrazio tutti quanti voi per l'attenzione. Al dottore Carlino io ricordo che il nostro impegno comune di rendere questo posto animato e supporto vero per il mondo della pesca è un impegno che da questo momento comincia e dovrà essere portato avanti. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti.